Sit-in di protesta attuato da questa mattina a Chieti davanti agli uffici provinciali della Confcommercio da parte dei dipendenti delle sedi di Chieti, Vasto e Lanciano, i quali hanno ricevuto nei giorni scorsi la lettera di licenziamento che, secondo la presidenza provinciale di Confcommercio, sarebbe da attribuire a problemi di carattere economico in cui versa l'ente. Non sono di questo parere i sindacati e i consiglieri dimissionari Marisa Tiberio, Maurizio Di Florio, Antonio Del Ciotto, Elio Micoli, Bruno Baccalai, Giovanni Mariani, che di fatto lo scorso 18 aprile hanno sfiduciato il presidente Angelo Allegrino. Al sit-in hanno presenziato anche diverse personalità politiche, rappresentanti di altre associazioni economiche e sindacalisti. Alcuni di questi li abbiamo avvicinati ai nostri microfoni raccogliendo le loro testimonianze. La signora Marisa Tiberio, ex vicepresidente vicario dimissionaria della Confcommercio, che tra l'altro si è messa a capo di un'altra cordata di commercianti per rilanciare Confcommercio, oggi è presente qui a sostegno di questi lavoratori. Sì, siamo qui soprattutto per rappresentare la nostra solidarietà ai dipendenti licenziati. Qualcuno di loro rappresenta la memoria storica di Confcommercio e punto di riferimento per tanti associati del nostro territorio. È ora di uscire da questa situazione che si fa sempre più grave sotto il profilo economico e politico. Economico perché le vertenze che seguiranno questi licenziamenti produrranno per le casse della Confcommercio ulteriori aggravi, politico perché si danneggia ulteriormente l'immagine, il buon nome di Confcommercio, anche l'assenza della nostra associazione a tutti i tavoli di lavoro presenti nei comuni. Bisogna far chiarezza su tanti punti, ne cito solo qualcuno. Perché se questi licenziamenti, come riferisce il nostro ex presidente, se questi licenziamenti erano stati concordati ad inizio d'anno con la Confederazione Nazionale, perché il Consiglio non è stato informato? Ci chiediamo anche perché il presidente sfiduciato, ci rassicurava sulla situazione economica della nostra associazione, occultandoci le precarietà e attribuendone, addossandone la responsabilità anche ad altri. Perché ci è stata tenuta nascosta l'ispezione da parte dei delegati mandati dalla Confederazione Nazionale? In ultimo ci chiediamo anche perché a febbraio, quando è venuta fuori la notizia del suo rinvio a giudizio dagli organi di stampa, lui non ha fatto un passo indietro e quindi non ha rassegnato le dimissioni, così come recita anche il nostro statuto e il codice etico di cui è parte integrante. Comunque, problemi politico-organizzativi ce n'erano già da prima. Per esempio, nella delegazione di Vasto, 2 anni fa, tutto il consiglio cittadino si è dimesso e non è stato mai ricomposto. Nella delegazione di Lanciano sono ben 13 anni che non c'è un consiglio di delegazione. Il presidente di delegazione Angelo Allegrino ha effettuato una gestione personalistica e padronale, quindi direi che sono venuti meno i principi democratici e anche quelli di trasparenza. Noi consiglieri uscenti siamo stati accusati di essere degli attori. In realtà abbiamo detto solo la verità quando l'abbiamo scoperta, ahimè, in ritardo. Di contro potrei dire che per tutte le bugie che ci sono state propinate, se solo fosse stato più bello, lui stesso avrebbe potuto calcare le scene di Hollywood. Sappiamo che ci sono state delle elezioni con alcuni momenti, diciamo così, tra virgolette, drammatici all'interno di questa riunione. Come è andata a finire? Allora, l'assemblea è stata annullata, non rinviata, annullata. Di conseguenza il nostro presidente uscente ha pensato bene di fare la comunicazione per le nuove elezioni il giorno di Ferragosto, pensando che forse noi tutti intenti a partire ad abbronzarci
non ce ne saremmo accorti. Comunque probabilmente, forse, non sappiamo, le prossime elezioni ci saranno il 20 ottobre. Lei ci risulta che sia la principale candidata o sbaglio? Principale? Non lo so, io sono candidata ma non so se sono principale. Antonio Prospero, tra i politici presenti qui a sostegno di questi lavoratori della Confcommercio che hanno attuato un sit-in di protesta, è una situazione davvero incresciosa da evitare, soprattutto a livello occupazionale, tanto più che Chieti da un po' di tempo sta vivendo questo depauperamento di varie istituzioni, quindi non ci vorrebbe nemmeno questa vicenda della Confcommercio. Sicuramente io partecipo, come è scritto, la Confcommercio, perché sono un commerciante, sono uno di quelli che con il compianto Cavalier Smargiassi ha contribuito alla crescita di questa associazione, e penso che non possiamo assistere impotenti a questa situazione di degrado e di squalifica della nostra gloriosa associazione. Quindi è un impegno mio a livello e come commerciante e come rappresentante politico a far sì che la situazione venga cristallizzata e ci siano delle soluzioni per far continuare in armonia e in sintonia con la base dei commercianti questa gloriosa associazione. Umberto Di Primi, il sindaco di Chieti, che è a sostegno di questi lavoratori, lo dicevo anche con il consigliere Prospero, tante vicende che hanno coinvolto Chieti a livello di uffici pubblici chiusi o ridimensionati, non ci vorrebbe neanche questa vicenda di Confcommercio da mantenere a tutti i costi a Chieti. Ma guardi, il problema non è tanto quello degli uffici chiusi, perché gli uffici chiusi fino ad oggi hanno subito dei ridimensionamenti dovuti a tagli della spending review piuttosto che ad delocalizzazioni delle fabbriche. In questo caso ci troviamo di fronte ad una bega interna sostenuta, ahimè, da una dirigenza sulla quale mi sembra ci siano più ombre che luci in questi anni, e che quindi vorrei fosse almeno sotto il profilo del ripristino dei diritti dei lavoratori ricondotto sulla giusta via. Per questo ho già assicurato ai dipendenti, ex dipendenti di Confcommercio la mia presenza lunedì dal signor prefetto per rivendicare il diritto di questi lavori ad una giusta applicazione delle leggi a loro tutela. I licenziamenti che sono stati fatti appaiono, alla luce dei fatti che sono a nostra conoscenza, illegittimi, sembrano piuttosto delle ritorsioni, sembrano piuttosto delle vicende strascico di questioni congressuali. Io ritengo che sia necessario fare chiarezza e dare a questi lavoratori la possibilità di difendersi con gli strumenti e i mezzi che la legge mette a loro disposizione. Chiaramente l'appoggio delle istituzioni, in questo caso del Comune, non mancherà. I tempi per una felice e positiva risoluzione di questo caso però non saranno brevi. Guardi, i tempi non li conosco e non li posso conoscere io, e quanto alla felice soluzione la possiamo soltanto auspicare, ma i luoghi, i termini e i modi per ottenere le ragioni di questi lavoratori non sono certamente quelli della protesta di oggi, che serve a sostenere la battaglia, potranno essere forse quelli del prefetto, dove certamente ci potrà essere un intervento del prefetto perché venga ristabilito il criterio della legalità sulla vicenda dei lavoratori, e poi questo è chiaramente a disposizione di chi vorrà, ma c'è anche la via giudiziaria dove ritenessero fossero stati lesi i loro diritti. Sergio Liprandi è il segretario provinciale della Filcams CGL, il sindacato che si occupa anche di questa vertenza dei dipendenti della Confcommercio, che sono stati praticamente licenziati in tronco, e voi ovviamente cercherete di curare i loro diritti. Non soltanto l'aspetto legale, noi chiederemo naturalmente un incontro a livello nazionale per la reintegra di questi dipendenti, poiché ciò che è accaduto a Confcommercio Chieti non può fermarsi a livello territoriale. Bisogna che qualcuno ci dica esattamente come Confcommercio vuole gestire le relazioni sindacali, che qui su questo territorio purtroppo non sono più proficue e non portano risultati, tanto che Confcommercio dovrebbe, diversamente da quello che ha fatto, consigliare, così come normalmente fa, i propri associati, quindi le proprie aziende, a non licenziare le persone ma a trovare, attraverso un confronto sindacale, soluzioni occupazionali diverse, come l'uso degli ammortizzatori sociali. Invece Confcommercio ha fatto una delle scelte peggiori che potesse fare in questo momento, senza confronto sindacale, senza relazioni, in barba ai rappresentanti sindacali, decide di licenziare a norma della legge 92 Fornero per ragioni economiche.
è uno schifo. Ernesto Magnifico della Fisascat CISL, un altro sindacato a sostegno di questi lavoratori. Sì, assolutamente sì, siamo a sostegno di questi lavoratori perché intanto Confcommercio è un'associazione datoriale e in questo caso molto delicato, poteva muoversi diversamente. Avevamo diverse soluzioni da poter offrire alla Confcommercio per risolvere questo problema, che sicuramente non erano il licenziamento in tronco. Tra parentesi, il presidente si sta muovendo da aprile, che si sono dimessi 5 membri del consiglio direttivo, si sta muovendo e lui può fare solamente questioni di ordinaria amministrazione. Non potrebbe assolutamente né licenziare né assumere nessuno, perché sono appunto eventi straordinari. Questi eventi straordinari potrebbero essere fatti solamente se avvallati da un consiglio di amministrazione che purtroppo, come detto prima, si è dimesso ad aprile nella maggioranza e per cui non è più in piedi. E tutto questo ci lascia estremamente perplessi e questo sit-in è solamente un momento di inizio di una lotta che continuerà a oltranza. Francesco Peri è uno dei dipendenti più anziani della Confcommercio che si è ritrovato dalla mattina alla sera a casa. Sì, purtroppo sì, siamo qua per rivendicare i giusti diritti dei dipendenti che hanno portato alto il nome della Confcommercio. Lo abbiamo fatto per circa 36 anni, alcuni, altri di meno, comunque abbiamo dato un grande contributo a questa organizzazione in cui crediamo e vogliamo bene. Siamo stati licenziati dalla mattina alla sera, adducendo delle motivazioni sostanzialmente economiche, ma noi crediamo, e anche a detta dei consiglieri che hanno sfiduciato l'attuale presidente, che non siano di natura economica dovuta ai fatti contingenti, ma bensì a una scellerata politica e a una politica personalistica della Confcommercio provinciale. Quindi noi siamo oggi a rivendicare questi nostri diritti, aggravati anche dal fatto che sono state fatte delle assunzioni dopo i nostri licenziamenti, e questo chiaramente in spregio alle leggi attuali. So che ha avuto anche dei problemi all'interno dell'ambiente di lavoro, ci vuole dire? Ma dei problemi a livello dell'interno di lavoro, noi precedentemente a questo, io personalmente ho avuto diverse e molteplici, come dire, situazioni particolari che ovviamente ho denunciato al magistrato, alla magistratura ordinaria, perché faccia il proprio corso. Noi non ci fermiamo qui, la magistratura è al corrente, la procura pubblica è al corrente, la guardia di finanza è al corrente, aspettiamo che le istituzioni si muovano e siamo qui proprio per sensibilizzare le istituzioni affinché arrivi a una soluzione e veniamo reintegrati nel nostro posto di lavoro che ci spetta di diritto. Daniele Antonelli è uno dei legali che cura gli interessi dei lavoratori di Confcommercio messi praticamente a riposo, chiamiamo così per usare un eufemismo. Quali sono le possibilità di venire a capo di questa intricata vicenda? Io innanzitutto sono qui presente perché ho accettato molto volentieri l'invito di Marisa Tiberio e dei consiglieri dimissionari, solidarizzando con loro e soprattutto con i lavoratori, ritenendo insieme ad altri colleghi avvocati con cui curiamo gli interessi dei licenziati un provvedimento assolutamente illegittimo, soprattutto perché a nostro parere posto in essere da un soggetto, il presidente dimissionario, non più con poteri di sorta. Abbiamo già interessato le autorità competenti, giudiziarie e non, per tutelare quelli che sono gli interessi di lavoratori con quarantennale esperienza, giovani che hanno sempre messo a disposizione dell'associazione impegno, professionalità, onestà e serietà, e che purtroppo però dalla mattina alla sera, senza nessun motivo e soprattutto nessun fondamento giuridico, si sono trovati sbattuti fuori dall'associazione. Siamo certi che la magistratura chiarirà e tutelerà le loro posizioni nel miglior modo possibile. Letizia Scastiglia, direttore della CNA di Chieti, un'altra delle organizzazioni che sta supportando questa protesta dei lavoratori di Confcommercio. Come vede questa vicenda? Onestamente voglio dire, come direttore di un'associazione non voglio entrare nel merito nella gestione interna delle cose di Confcommercio, perché ovviamente all'interno di ogni associazione ci sono delle dinamiche particolari. La nostra solidarietà ai dipendenti è data dal fatto che, voglio dire, in un momento in cui anche a livello di società stiamo perdendo dei valori, non possiamo prescindere dai valori quali la moralità e la dignità delle persone. Per cui onestamente apprendere anche dai giornali che persone storiche che hanno rappresentato la Confcommercio anche
anche nella città di Chieti siano state dall'oggi al domani messe alla porta lascia un attimo sconcertati. Parlavo di moralità perché in qualche maniera insomma, tutta la vicenda è veramente, ripeto, poco dignitosa rispetto al riconoscimento proprio della dignità della persona, di questi lavoratori che in qualche maniera hanno dato alcuni storicamente come rappresentante di Lanciano e ripeto quello di Chieti, il loro contributo per la crescita di questa associazione. Daniele Giangiulli, direttore di Confartigianato Chieti, anche lui presente a questo sit-in per dare un sostegno ai lavoratori. Sì, veramente qui l'associazione Commercio si trova in forte difficoltà e ci sembrava doveroso essere presente oggi qui a Chieti per dare un sostegno soprattutto a tutti i dipendenti che si sono visti buttati fuori dall'oggi al domani. Ci si dimentica molto spesso che dietro ogni persona c'è una famiglia, ci sono dei figli, c'è una storia, anche una storia di persone che comunque qui hanno reso grande la Confcommercio e non si può così dall'oggi al domani spazzare tutto con un colpo di mano. Mi auguro che presto si possa fare chiarezza e soprattutto si possa ripristinare la legalità in un'associazione che comunque è importante, un riferimento per la nostra provincia. Andrea Di Peco è l'assessore alla cultura e al turismo del comune di Francavilla che è venuto a dare a nome dell'amministrazione presieduta dal sindaco Luciani un sostegno a questi lavoratori di Confcommercio, una situazione che si ripercuote anche nel vostro comune indirettamente. Sì, sicuramente perché il fatto che manca un dialogo appunto tra le parti fa sì che noi e anche diciamo gli esercenti di Francavilla non abbiano più un supporto che è fondamentale per quello che mi riguarda, per il mio settore, per il turismo. È fondamentale, specialmente in questo periodo, la collaborazione tra tutti quanti, anche se a volte è difficile, bisogna superare queste difficoltà e in questo momento noi ci troviamo davvero in difficoltà, quindi portiamo il nostro supporto a loro.